Salve. Oggi parlerete e vedrete un electric frustrato con la vita, con l'anima e con il disegno in particolar modo. Oggi siamo qui a vedere questo video che voi vi chiederete: ma com'è possibile? Ma perché? Uno, perché sono finito su questo canale a vedere questo folle? Due, perché adesso esce fuori con "non mi piace come disegno"? Beh, ora vi spiego il problema. C'è un problema, ma prima di spiegarvelo vi dirò: vedrete tre disegni farsi qui dietro di me, in tutto ben tre disegni, perché questi ultimi due giorni l'ho passati e trascorsi cercando di migliorare la mia tecnica di disegno, soprattutto di colore, perché il mio stesso colore è un qualcosa che non mi ha mai pienamente soddisfatto, non mi ha mai pienamente appagato. E ultimamente anche il disegno, sto litigando anche col disegno, con lo stile, non so che stile scegliere, non so verso dove tendere, se verso l'americano realistico eccetera o verso più l'anime, che comunque sia, per quanto sia un genere di nicchia e prevalentemente nipponico, mi attrae, mi piace disegnarlo, mi piace lavorarci. Quindi sono non solo confuso, ma la cosa peggiore è che sono frustrato e arrabbiato e totalmente infelice del mio stile. Che è una cosa che voi direte: ma sono anni che disegni, com'è possibile che adesso non ti piace il tuo stile? Beh, non mi sembra di aver mai trovato uno stile così mio, così solidamente mio, da sentirmi completamente appagato di quello che faccio, ok? Adesso mi spiego. Ogni volta che ho fatto un qualche lavoro, che sia per l'uno o per l'altro, che sia stato il libro dei mates, il diario dei mates, poi storie per bambini e cose del genere, il mio valore più grande di vendita come disegnatore era la versatilità, ovvero: ehi, tu vuoi una storia di bambini per bambini? Beh, io ti farò un disegno tutto carino e puccioso in stile Peppa Pig o Adventure Time o robe simili. Bene. Poi dobbiamo fare il diario dei mezza, utilizzeremo lo stile americano realistico, così come abbiamo fatto sul libro, bello cazzuto, bello tosto. Dobbiamo fare quest'altra cosa con X, non lo so, facciamolo anime, perché gli piace l'anime, facciamolo anime. E quindi non faccio altro che saltare da uno stile all'altro, sì che è figo e tutto quanto, però non è il mio stile, non sento che sia una roba mia, Cioè, quando io inizio a disegnare qualcosa di getto, mi sono accorto che non so mai che stile seguire. Se qualcosa per me, mettiamo ad esempio il SuperTuber o i disegni fatti qui su questo canale, ogni volta seguivano un determinato stile che avevo pensato per quel determinato video, come SuperTuber voleva vedere lo stile americano o Rovino i vostri personaggi, che era disegno brutto, la serie disegno brutto, seguivo soprattutto lo stile dell'anime manga stesso. Quindi se dovevo disegnare Goku infermiera, lo facevo proprio nello stile più possibilmente vicino a quello di Akira Toriyama di Dragon Ball. Facciamo un passo indietro e parliamo invece del mio personale problema. Quando mi trovo in una situazione simile, cosa in cui già mi sono trovato in passato, io quasi che non ci dormo, ok? Non faccio niente, non riesco a pensare ad altro. È una malattia, è qualcosa di brutale, qualcosa che mi si mangia dentro. È peggio del lavoro stesso, perché quando tu stai lavorando, tu sai che devi fare quella roba lì, entro quel giorno lì, più o meno ne hai sempre il controllo, ok? Ma di questo non ne hai il controllo. Tu vuoi vedere dei progressi, non dico che tu li voglia vedere subito, però se fai 3, 4, 5 disegni, tanti disegni, speri di vederli dei progressi. Invece è un periodo in cui non riesco a vederli, non mi appagano, anche se vedo che faccio cose in modo diverso. Posso dire sì, sono più carini, ma non è lo stile che vorrei, non è... Sono almeno 2-3 settimane che sono in questo buco, ok? È qualcosa che mi si mangia lo stomaco da dentro, non sto scherzando. Se io sto a casa e per esempio decido adesso mi voglio vedere un anime su Netflix o quello che diavolo è, non ce la faccio. La mia testa è sempre lì, o al massimo che, come finisce, che prendo il telefono, vado su Instagram a vedere i disegni di altri artisti che seguo e dico: Cristo, quanto vorrei disegnare in questo modo e colorare in questo modo. Allora, per esempio, quello che ho fatto in questi tre disegni, e qui quindi affrontiamo il problema, è stato quello di prendere di mira lo stile di determinati artisti e provarli, vedere se riuscivo a padroneggiarli, o più che padroneggiarli, siccome per quanto riguarda il disegno digitale ognuno fa le cose come cacchio gli pare, perché gli strumenti sono tantissimi dentro i programmi da disegno, le tecniche sono infinite, ognuno può far cose come cavolo pare a lui, quindi non è che lo farai mai identico. Tu vedi un disegno, vedi solo il risultato finale e cerchi più o meno di arrivare a quel risultato tramite strumenti che hai tu. Dici: ok, questo può darsi che lo ha fatto usando un po' di sfumino, un po' di cosa, forse qui ho usato un pennello un po' acquoso, non lo so, proviamo.
buttiamo giù le cose. Ed è quello che ho fatto in questi tre disegni, affrontando ben tre stili diversi, praticamente uno per ogni disegno, e vedere quale mi avrebbe appagato o forse quale mi sarebbe piaciuto di più fare. E lascerò quello che mi ha appagato di più per ultimo, perché il primo non è altro che una ragazza che sta lì e volevo giocare un po' con la luce, non so che diavolo volevo fare, e il colore era troppo, secondo me era troppo. Io vorrei qualcosa di un po' più sintetico, di un po' più, non lo so neanche io che cosa voglio, perché io mi chiedo, voi vi dovete affrontare un video così, altro che divertente, con uno che si lamenta del proprio stile, del fatto che non riesce a trovare un qualcosa che lo renda felice quando disegni? Supportatemi, state con me un attimino, facciamo un salto al secondo disegno. Non so se già ci saremo arrivati qui, ma al secondo disegno volevo soltanto testare dei colori un po' più accesi, che è quello che sono stato a fare fino adesso nella serie SuperTuber, almeno dal disegno di Lullaby in poi, perché era Lullaby, Tearless, Frafroxy, in questi tre ho testato questo nuovo stile di colore, non tanto di disegno. Però ecco, se posso esprimermi ora che cacchio di stile vorrei padroneggiare io, devo dire che dopo un recente studio, analisi di me stesso e di cose che guardo e consumo, da fumetti americani a manga giapponese, quello che è uno stile nettamente più anime, o almeno una via di mezzo, perché comunque sia, è innegabile che mi attiri molto di più quel mondo piuttosto che quello americano, per quanto io ami il fumetto americano, francese o tutto questo mondo nostro occidentale. Comunque sia, sono estremamente attirato da artisti di quell'altro genere. Per esempio, se posso consigliare un disegnatore di cui tra l'altro Giulio, l'amico di Sabrina, mi ha preso l'artbook in Giappone, che è introvabile qui, si chiamava Shingenori Soejima, o Shingenori, non so come si pronunci. Comunque sia, lui ha fatto ad esempio i disegni di Persona 3, 4 e 5, il character design dei personaggi, ambientazioni e cose del genere. Sono innamorato del suo stile, ad esempio, che è uno stile anime, ovviamente, sai, è un gioco giapponese di gente giapponese, che però tende comunque sia, mischia un po' il realismo, no, all'anime, e quello mi interessa, quello mi piace, quello mi stuzzica. Così come vi posso suggerire di seguire su Instagram Kawanochi, si chiama Kawanochi. Questo qua fa dei disegni il cui colore è quello che mi ispira più di tutti. Vorrei riuscire ad applicare il suo colore, la sua tecnica di colore, ai miei disegni, a prescindere che i miei saranno così anime come i suoi o meno, perché ancora è un po' da decidere, però sicuramente tenderanno all'anime. Voglio comunque sia colorare in quel modo, quindi nell'ultimo disegno, il terzo, che non so se magari già è iniziato qui, vedrete che sto cercando di applicare soprattutto la sua tecnica di colore. Magari una volta finito questo disegno potrete vedere il mio finito, i suoi, e vedere se mi avvicino un minimo, anche se lui è un mostro, signori, lui penso che già porta i suoi buoni 40-50 anni, saranno 20-30 che disegna attivamente, un mostro assurdo, e la moglie anche non scherza di questo Kawanochi. Altro artista che posso suggerire su Instagram e che adoro, che a volte è estremamente sintetica, a volte è super realista, è Kushinov Ilya, si chiama, mi sembra di sì, Kushinov Ilya, pure una gran figata, soprattutto perché disegna un sacco di donne. Lei è russa, vive a Tokyo e appunto lavora attivamente come disegnatrice. Lei ha ben più follower di Kawanochi per qualche strano motivo, forse perché ha uno stile proprio particolare, proprio suo, mentre quello di Kawanochi è molto più un anime generico che fanno un po' tutti, nonostante il colore sia una gran figata di Kawanochi. Comunque sia, questo non è il punto. Mi sono addirittura iscritto al Patreon di questi artisti, oltre che per supportarli, perché come sapete Patreon funziona così. C'è questo sito in cui tu una volta al mese dai qualcosa in cambio ai tuoi iscritti e loro fanno questo abbonamento mensile. Io per esempio con Kawanochi ho fatto l'abbonamento da $15. Alla fine del mese, ovvero il primo di ogni mese, otterrò il suo file PSD del suo ultimo disegno top, dei video guida e cosette del genere. Potrò così sostenere un artista che mi piace e in cambio ottenere strumenti per migliorare io stesso, che è quello che farò, che ho già fatto e che probabilmente farò anche con altri artisti. Una cosa che suggerirei di fare anche a voi, se volete sostenere il vostro artista, potreste ad esempio sostenere me comprando delle magliette, se volete, con questo logo casuale che è apparso qui tra le mie mani. Come è possibile? Comunque sia, non è questo il punto di cui stiamo parlando. Pensavo anch'io un giorno di fare un Patreon, però ancora non mi sento abbastanza bravo da poter, come dire, dare qualcosa in cambio. Non mi sento un artista così affermato come sono loro, così tosti. Cioè, Kushinov Ilya addirittura ha lavorato per
per Square Enix per delle... del character design di Final Fantasy XV, per dire. Quindi non è che stiamo a giocare, non è che sono due cazzoni come me che stanno su YouTube e fanno due cagate, capito? Cioè loro sono artisti seri e quello è al punto a cui vorrei arrivare e puntare io. Però per arrivare a quel livello lì mi devo fare il culo per decidere un mio stile, per padroneggiarlo e per migliorarlo man mano, stare lì a smussarlo e raffinarlo e renderlo sempre più magnifico, sempre più stuzzicante. Però prima di tutto devo capire quale Cristo è la mia strada, perché io non l'ho capito e non riesco a capirla. A prescindere, ho intenzione di sfruttare questa estate proprio per questo, per esercitarmi più che riesco. Adesso, oltre ad essermi iscritto ai loro Patreon, adesso faccio un super acquisto su Amazon di libri, guide e cose, perché non è mai abbastanza, per quanto io già abbia studiato tanto tra anatomia e cazzi e mazzi, e quasi che non ne posso più, però a quanto pare non è mai sufficiente, perché se non sono pagato io vuol dire che ancora non è sufficiente quello che devo studiare di più. Quindi, studierò, non so che altro dire. E penso che questo sia quanto. Spero che questi disegni vi siano piaciuti, comunque sia li posterò su Instagram, dove li potrete visionare meglio. Spero di arrivare ad un punto in cui ogni disegno che farò mi renderà felice e vagamente soddisfatto, perché almeno gli ultimi, non so, 20 che ho fatto in quest'anno non mi hanno dato quel risultato, quindi boh, vediamo. Scusate questo video moscio, sfogo, non so che cos'era, questo video strano, ma se mi supportate e mi amate a prescindere dalle mie parole noiose, vi prego mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, e soprattutto ricordatevi che questo era Electric. Abbaia! Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa.